Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, ben ritrovati qui per questa conferenza stampa. Voglio ringraziare in modo particolare tutti i media qui presenti, perché senza di loro la divulgazione di questa notizia diventerebbe particolarmente difficoltosa, ma li ringrazio. Ringrazio anche le autorità qui presenti e tutti anche gli appassionati. Bene, qualche settimana fa, durante una serata dedicata al ciclismo, ciclismo che è ormai un sport di casa qui in canadese, perché negli ultimi 10 anni si è costruito, sono state fatte molteplici iniziative dedicate appunto a questo sport. Poi, a causa di questa maledetta pandemia, si è interrotto tutto, ma c'era una gran voglia di ricominciare e si è riiniziato, ma di nuovo con un evento importante, importantissimo, ma comunque imperniato soprattutto per quello che riguarda l'attività di corsa agonistica, che ha sempre fatto il leitmotiv di questi grandi eventi. Bene, oggi è una giornata molto particolare, una giornata speciale. Beh, la giornata da ricordare è il 4 novembre, e i corsi storici ce lo ricordano in quanto ha legato il paese il 4 novembre, ma sarà una giornata storica anche per il canadese, perché oggi abbiamo il modo di fare un ulteriore step, non solo lo sport, ma la cultura. La cultura, l'arte, la settima arte, come viene normalmente indicata, la cinematografia. Io per questo vorrei un grande applauso, perché abbiamo l'occasione veramente di elevare il canadese, il nostro territorio, a un livello superiore. E merita un applauso. Lo sport incontra la cultura con questo film che parla di un ragazzo di soli 17 anni, questo film che sarà girato quasi interamente nel nostro territorio canavesano. Parla appunto di un ragazzo, Francesco, di soli 17 anni, che ha un grande sogno. Lui studia, lavora, si allena per diventare un professionista, un ciclista professionista. Allora ce lo facciamo raccontare da chi ha scritto questo bellissimo lungometraggio, dal nostro Roberto Gasparro. Grazie, no, no, grazie. Siete molto cari a farmi degli applausi ancora prima di vedere il mio lavoro. Di solito me li fanno dopo e spero che siano applausi anche questa volta. Noi siamo una piccolissima produzione, 35 mm nasce 4 anni fa e in 3 anni ha realizzato 3 lungometraggi. Il cinema indipendente in Italia si basa tantissimo sul product placement, ovvero con la presenza all'interno del film di sponsor, di loghi, di aziende che credono nelle storie, che condividono i nostri valori. Prima di parlare poi del film e passare la parola ai miei ospiti illustri, accanto a me Fiorenzo Borello, Edoardo Longo del caseificio Longo. Ci ho tenuto particolarmente alla loro presenza perché senza di loro questo film non sarebbe stato possibile realizzarlo. Grazie al loro contributo, invece, 39 lavoratori dello spettacolo potranno tornare a lavorare. Eravamo 2 anni che fermi dal Covid. E quando ho parlato con Fiorenzo e quando ho parlato con Longo oltre della storia, abbiamo poi anche approfondito il discorso dei lavoratori dello spettacolo che spesso sembrano lavoratori di serie B. E invece sono maestranze, sono ragazzi che hanno dei sogni e fanno un lavoro bellissimo, creano, cerchiamo di creare qualcosa che non esiste. Del film vi parlerò dopo, ci tenevo a ringraziare semplicemente i miei sponsor Fiorenzo e Longo, perché grazie a loro oggi noi tutti siamo qui e da domani con i nostri attori inizieremo a lavorare. Dopo vi racconto qualcosa sul film, ma io sarò brevissimo. Grazie. Roberto Gasparro, adesso l'applauso possiamo fare e ringraziarlo. Non abbiamo detto il titolo: Stessi battiti in salita come nella vita. Questo è il titolo del film. Andiamo avanti, mi diamo gli applausi perché noi dobbiamo lavorare, grazie. Benissimo. Allora, giustamente hai detto e hai nominato i mai sponsor Borello e Longo, ma abbiamo anche l'istituzione,
il patrocinio della regione Piemonte, il patrocinio della città metropolitana, vedo anche i sindaci o i rappresentanti dei sindaci delle tre comuni che hanno aderito a questa iniziativa, ossia la città di la comune di Ozenia, il comune di Rivara, il comune di Ceresole Reale. Avremo modo di parlare con loro e di sentire perché hanno scelto di appoggiare questa importante iniziativa. Gli altri nostri grandissimi ospiti che abbiamo qua con noi, partirei da uno che i sogni dei canavesani li ha realizzati, ha realizzato anche, anche quelli propri, con Franco Balmamion. L'ultimo italiano a vincere ben due giri di seguito, un campionato italiano e quant'altro. Il direttore sportivo amatissimo, canavesano doc anche lui, super professionale, una persona che sicuramente ha fatto del bene nel suo ambiente, ma viene riconosciuto come un tale scout. Lui ha cresciuto elementi importanti, uno su tutti quelle che Bernal, che ha vinto un Tour de France e un Giro di Italia, l'ultimo, quello 2020-21, scusate. Giovanni Elena. Se io pronuncio questo nome e lo dicessi a tutti i ciclisti loro, e in questo nome dico è il diavolo, tutti i ciclisti mi direbbero Claudio Cappucci. Una vera e propria leggenda del ciclismo, con la sua tenacia, la sua forza, darà un contributo indispensabile a questa realizzazione di questo film. Lo vedo già carico. Allora partiamo da Franco. Io direi che partirei da te, Franco, con tutti e due i microfoni a tua disposizione. Beh, ci troviamo a Castellamonte, pertanto dobbiamo anche ringraziare la proprietà del castello. Vogliamo ringraziare la proprietà del castello e soprattutto anche... Grazie, gentilissimo, i conti, grazie mille. E anche Roberto Falletti, che ne ha curato in tutti i dettagli questa giornata, un ringraziamento a Roberto. E poi non possiamo parlare, Franco, dell'ultimo corridore professionista che abitava qui in zona, scomparso. Abbiamo parlato... qua, concedetemi, vorrei veramente un applauso per Silvio Boni. Silvio, diciamo che è stato, penso, l'ultimo professionista qui della zona, anche se poi abitava proprio qui, difatti ne abbiamo parlato adesso punto fuori quando sono arrivato, mi sembrava 3 o 4 anni che è mancato, poi siamo andati a vedere, sono già 7 anni, quindi il tempo passa veramente. Diciamo che niente, era stato un gran corridore da dilettante, da professionista, poi è fatto 2 anni alla Legnano, poi la Legnano non l'ha più fatta, è venuto alla Samson e poi a un certo punto era giovanissimo, perché Silvio era del 42, nel 66 a un certo punto ha detto basta, io non ha neanche finito la stagione, non corro più, e lui aveva delle attività qui in paese e ha smesso, e io lo trovavo sovente e lui era sempre di buon umore, purtroppo una brutta malattia, e quello che dispiace molto, quindi tanti veramente auguri, e se fate un applauso lo gradirei. Chissà che questo film è ognuno, sia i piccini sia gli adulti, si immaginano nell'attore, cercano sempre di capire qualcosa davanti al nostro teleschermo, a volte ci si immedesima, e magari qualche ragazzino, qualcuno che vedrà questo film in futuro, darà magari modo di voler anche lui diventare professionista, chissà mai che non esca veramente un ragazzino che possiamo dire ok, Silvio non è più l'ultimo professionista della zona. Speriamo. Grazie Franco, grazie per la tua testimonianza. Giovanni Elena, abbiamo detto, apprezzatissimo direttore sportivo, hai cresciuto molti talenti, ancora adesso tu qua in Canavese hai dei giovani che hai portato a vincere per l'ennesima volta il titolo italiano,
a livello professionistico, a livello di squadra, di team, hai cresciuto dei talenti, l'abbiamo già detto. Qual è il tuo ruolo all'interno di questa opera cinematografica? Ma innanzitutto, buongiorno a tutti. Devo fare una confessione. Quando mi ha chiamato Roberto per questo progetto, io quasi pensavo fosse uno scherzo, perché ho detto questo regista mi sta prendendo in giro, perché nel ciclismo, come in tutti gli sport, come nella vita, ci sono delle molle che fanno scattare determinate reazioni. Lui ha toccato il Canavese come scenario, il ciclismo come argomento, il ragazzo che corre in bicicletta e vuole arrivare al professionismo, ha detto a toccare tra molle che non posso non dargli una mano, o mi sta prendendo in giro o veramente sta facendo qualcosa di grande. Di conseguenza non potevo non essere qua a collaborare dal punto di vista tecnico, semplicemente per quel che riguarda una posizione in bicicletta o una scena legata allo sport puro. Io non ho ambizioni di attore, non lo sono, anzi chi mi conosce sa che posso fare tutt'altro che l'attore. Detto questo, veramente vi ringrazio perché è una promozione per il nostro territorio e ringrazio anche chi ha aderito a questa promozione dal punto di vista delle amministrazioni e degli sponsor, perché è veramente una grossa promozione che facciamo. Un'ultima cosa, Boni Silvio, di cui abbiamo parlato prima, è stato uno dei miei insegnanti, perché nella vita abbiamo tanti insegnanti. Franco Balmamion è uno di questi, Boni Silvio è un altro, gente che ti dice in faccia quello che pensa senza girarci tanto attorno, e me lo ricorderò per tutta la vita, quindi il fatto che l'abbiamo ricordato qua è una cosa che mi fa molto piacere. Grazie a tutti. Grazie Giovanni. Allora, la prossima volta che ci troviamo nel 76, ho ospitato una bellissima tappa del Giro d'Italia. Mi ricordo anche molto bene, io ero un po' piccolino, però ho avuto l'occasione di conoscere uno che poi pochi lo conoscono, che si chiama Eddy Merckx, un grandissimo, e me lo ricorderò per tutta la vita. E diciamo che Castellamonte, l'arrivo a Ozzegna, ma il giorno dopo la partenza da Castellamonte, ha dato il modo, alcuni anni dopo, una trentina di anni dopo, la voglia agli appassionati di incominciare di nuovo a cercare delle nuove iniziative a riguardo del ciclismo. Abbiamo citato prima Claudio Cappucci, adesso tocca a lui con la sua verve, con il suo entusiasmo. Possiamo dire una cosa, Claudio, che durante le tue corse, durante i tuoi momenti epici, sei stato un distributore di emozioni? Beh, grazie, una bella affermazione. Le emozioni le ho cercate, perché alla fine non è che ti viene mai regalato. Certo. E il ciclismo te le regala, perché come in questo film parti da un ragazzino che... Io in effetti ero partito a fare il calciatore, poi sono passato alla bici e ho scoperto dopo quanto è la bellezza del ciclismo, le emozioni personali che ti regala, ti fa girare il mondo, quello che realizzi lo realizzi con le tue fatiche e mi ci rivedo un po', no? Ragazzino che vuole imparare, ma le prime armi, un apprendista in qualcosa che... vedevo avanti in un futuro, ma non sapevo cosa, guardavo infinito, non so dove potevo arrivare, però tutto quello che è stato ed è passato di fianco a me è stato importante per potermi realizzare, per poter arrivare, non dico che era un sogno nel cassetto, però era un traguardo, e la motivazione la cerchi, e l'ho sempre cercata da chi sta sempre più avanti di me, si impara sempre da chi sta più avanti. Mai da chi sta più indietro, e quindi la bella cosa che ho appreso tutto il meglio di quello che è l'esperienza da chi ne aveva già, chi ne aveva già date. Lo stesso Balmamion era avanti a me, quindi è bello che ci siamo tante volte incontrati, anche così confrontati, no? Sulle epoche anche diverse, però la bicicletta è sempre la bicicletta, è sempre fatica, e nonostante che sembra tutto così bello, non è così, perché alla fine ci sono momenti difficili e sono quelli che sono i motivanti per poter andare avanti, perché quando tutto va bene
l'adrenalina viene a mancare tante volte, perché tutto funziona bene, tutto è pronto, ma quando invece hai le problematiche, a me è successo con delle cadute per esempio, faccio qualche esempio, non posso far tanti, sono tantissime veramente, però le cadute tante volte mi hanno fatto riflettere che non è che può finire lì, si riparte, ti rimbocchi le maniche e arrivi poi, se hai carattere, a emergere, perché poi alla fine che conta sono le qualità, è vero, ma il carattere fa tanto, e se non abbiamo carattere e la passione per metterlo in pratica, poi magari un giorno non riusciamo neanche a dimostrarlo a chi ci sarà dopo di noi, no? Perché noi, io ero del passato, sono stato nel presente, però guardo anche il futuro, perché ci sono quelli che poi di conseguenza impareranno da me, quindi voglio sempre dare espressioni positive. E credo che questo film, che sia uno dei primi film in assoluto per quanto riguarda il nostro mondo, possa dare degli input anche ai ragazzini. E quindi bellissimo per me dare il mio apporto, la mia esperienza, e sono sicuro che faranno fatica, però, perché sai, il film è bello, però avranno modo di ripetere e di ripetersi, di rimettersi alla prova, però credo che usciranno con una bella esperienza, secondo me, perché è una bella esperienza, e magari gli verrà anche la voglia di fare il ciclismo. Speriamo. Grazie. Grazie a te, Claudio. Qua non posso esimermi, hai detto delle parole bellissime secondo me, no? Quello di guardare avanti, guardare sempre chi ti sta di fronte, guardare quello che è oltre te, no? E in certi... Sì, io sono sempre stato diretto, quindi mi piace sempre parlare anche di cose che magari qualcuno sempre devia. La bellezza è sempre essere sinceri e raccontare anche le cose che tutti non raccontano, e quindi la bellezza è proprio questo, andare avanti per la strada e asfaltare anche le cose sbagliate. E le racconto perché l'esperienza mi ha dato questa opportunità, ed è una delle bellezze che uno che ha vissuto come me nel mondo dello sport da sempre, da ragazzino, perché ho iniziato a 14 anni, credo che non le va a imparare a scuola queste cose, le impari proprio strada facendo. Infatti credo un'altra bella espressione che hai detto, appunto, è quella di momenti difficili, no? Perché i momenti difficili sono molto probabilmente quelli di più dei momenti belli, perché se uno gioisce è perché in quel momento, se fossero tutti belli, uno non gioirebbe più. Quando gioisci hai raccolto il risultato e sei contento, però da lì non è che ci si ferma, si continua, si va avanti. E il momento difficile è quello che ti dà la motivazione per capire se hai sbagliato, dove hai sbagliato, perché hai sbagliato, e quindi da lì che lavori, ti rimbocchi le maniche per essere e diventare di più di quello che in quel momento ti aspetti. Io ho sempre pensato, non finisce mai lì. Ho fatto tanti anni a professionista e a full immersion, cioè da primo all'ultimo giorno. Poche volte mi sono richiamato momenti di vacanze, perché non sapevo quanto poteva durare la mia carriera. Io ho rischiato di smettere per una carriera, esatto, ho fatto dei 6 giorni, ciclocross, però ho capito da quando ho fatto una caduta che ogni giorno era dietro l'angolo per poter smettere, forzatamente, non volutamente. È la cosa più brutta, quando sei forzato. Quando è volutamente, gradualmente arrivi a capire che probabilmente hai già dato tanto e non ti puoi trascinare. Devi lasciare sempre un buon segno. Anche perché coscientemente lo sai che finisce se lo vuoi fare, invece se ti obbliga per quello che sì, è la cosa più brutta, perché viene a mancare il tuo sogno, no? Viene a mancare a non realizzare quello che sapevi di poter dare e non lo puoi fare perché è successo qualcosa che ti ha bloccato. Lasci qualcosa di incompiuto, no? Ecco, io non ho voluto mai lasciare niente di incompiuto. Mai. 92. Compiere sempre, sempre, qualsiasi cosa. Mi piace portare a termine ogni cosa che faccio, quindi quando inizio non accantono mai o non dico mai domani, dopodomani, preferisco sempre togliermi i pensieri e farli e andare avanti, sempre. Eliminare problemi, eliminare i pensieri, ma costruire. Avete capito, ragazzi, con chi avete che fare? Sai, questi sono elementi motivanti che si fanno anche nella vita normale. Certo. Perché parliamo di sport, ma è collegato benissimo alla vita normale. La vita normale noi dobbiamo viverla, perché non è che si vive sempre di sport. Anche, però anche nella vita normale. Ma dicono tutti che lo sport è anche un modello di
vita, no? Lo sport aiuta, modello di vita aiuta anche a stare bene, perché lo sport è salute, sotto un certo punto di vista non è che deve essere solo competizione. Continuo a fare sport anche perché la passione comunque mi ha sempre accompagnato, però so che mi fa stare bene, so che mi fa mantenere, diciamo, la mia macchina, perché noi siamo delle macchine umane che se ben trattate ti porta all'infinito. Tu sei protagonista, tra l'altro, di una delle più grandi imprese del ciclismo moderno, 92 Sestriere. Io c'ero perché ero un tuo fan, adesso sembra che io te lo dica così, ma non è. Io ti tifavo per te, chi mi conosce lo può testimoniare, o anche qui la maglia, se dopo mi fai un autografo. Certo, giravo, certo. A proposito di sogni, giravo con la maglia della Carrera, perché mi immaginavo di stare accanto a Claudio. Pensa che differenza tra l'immaginazione e il reale. Lo so. Quante? È tanto. Purtroppo io non avevo quelle qualità. Ma lo sai perché? Perché tu, vedendo da fuori, giustamente ti vedi, ti rivedi, magari nel gesto atletico, no? Ma io che sono stato dentro ti posso dire che 6 ore da sole sono tantissime. 6 ore di fuga da sole. Ecco perché conta, quando dico conta molto la testa. Perché è capitato. È arrivata la valle delle lacrime. È capitato, infatti. È stata la valle più dura, secondo me. E sì. Pensa che noi tifosi che eravamo là peggioravamo per la gioia, perché pensavamo che... No, io vedevo sempre sorridere la gente. Era bello. No, per me era motivante, perché vedevo la gente sorridere e pensavo che stavo veramente facendo qualcosa di eccezionale. Sì. Che non potevo comunque rilassarmi da quel lato. Però vedere la gente, ti posso dire che quel momento in cui ho visto tanta gente nella parte finale... Ho guadagnato molte energie che forse pensavo di poterle perdere, perché quando ti si avvicina al traguardo si avvicina il momento più difficile, perché rischi di perdere tutto in un attimo, sapendo quello che può succedere dietro. E non lo sai realmente, perché non è come oggi che ci sono le cuffiette che puoi ascoltare direttamente quello che è. Ti perdi gli attimi, se ti perdi quegli attimi butti via tutto. Ma la gente, devo dire che mi ha tanto dato un sostegno, soprattutto con le pacche, perché tutte queste botte, le pacche che ho preso mi hanno tenuto sveglio, ecco, mi hanno tenuto sveglio. Signori e signori, Claudio Cappuzzi. Grazie. Abbiamo anche con noi Mauro Scovegna, che è lo sponsor tecnico, il brand Cipollini di MT, l'ho visto prima, eccolo là. Mauro, grazie per aver scelto. Però era doveroso e assolutamente citare il brand Cipollini, il brand DMT. Tutti conosciamo il valore di questi due brand molto molto importanti. Se anche questi brand hanno scelto di sostenere una produzione così importante, vuol dire... Come? Una produzione così piccola, però sicuramente perché hanno visto qualcosa di molto 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 importante. Bene, io lascerei la parola a questo punto ai due sindaci che hanno così voluto anche loro far parte di questa iniziativa. Inizierei dal comune di Rivaro, vedo qua, dal sindaco Roberto Arbiol, sì, ma è un amico, allora lo chiamo Roberto. Ci siamo tanti Roberti qua dentro, quindi... È vero, Piollo allora, diciamo anche il cognome. No, ma c'è Roberto, ci giriamo io e il regista. Allora, come comune, perché ci siamo impegnati in questa cosa? Perché abbiamo investito su questa cosa? Perché noi crediamo molto nei nostri paesi, almeno io credo molto nel mio paese, conosco Rivara, sono innamorato di Rivara e sono innamorato del Canavese. Quindi tutto quello che riusciamo a fare per far sviluppare, per far conoscere il nostro territorio, noi lo facciamo, che siano eventi, che siano cultura, che siano altre cose. Cerchiamo di farlo proprio per cercare di far conoscere. Abbiamo altre zone del Piemonte che sono molto più conosciute, noi abbiamo il Canavese che è bellissimo, che noi però è sconosciuto, quindi dobbiamo farlo conoscere. Tra le tante cose ci mancava il film. Io non sapevo che esistesse Roberto Casparro, come immagino che Roberto Casparro non sapesse che esistesse Rivara. Nonostante siete Roberto. Lo scorso anno, combinazione, ci è stato proposto, mentre facevamo il cinema all'aperto al castello, di proiettare un suo primo film, che era Qui non si muore, ambientato in un paesino del Monferrato.
Io ho visto quel film e ho detto, ma guarda che bello questo film, come impostato bene, valorizza il paese, ha una bella storia, mi piace questa cosa qui, come idea. Quest'anno mi è stato proposto di rifare Lui è mio padre. Allora, quando abbiamo avuto in quell'occasione proprio di incontrarci, quando mi è stato posto il film, dice, ma se volete viene anche sul regista a presentarvelo, ma conosciamo anche il regista. È venuto su, abbiamo chiacchierato parecchio quel pomeriggio, poi la sera è grandinato, una grandinata fortissima, non è venuto nessuno a vedere il film. Allora gentilmente Roberto mi dice, guarda, se avete un'altra manifestazione a settembre io tornerei su di nuovo. E a settembre abbiamo riproposto il film durante la fiera. In quel periodo lui mi già aveva raccontato che aveva già preparato dei testi, tra cui questo, ambientato nelle Langhe, giustamente. Però c'era questo feeling, vedendo anche lo stesso Lui mio padre, la stessa cosa, un bel testo, ambientato valorizzando il paese e tutto. Allora mi dice, e perché non ambientiamo da queste parti? Ho detto, benissimo, se il valore è lo stesso, attenzione, il valore è lo stesso, pur essendo non una grande, non è la Medusa, non è venuto nessuno a dirmelo, ma viene qualcuno a dirmi, ho un progetto che voglio far valorizzare il tuo territorio, quindi valorizzo il territorio e racconto una bella storia, perché in questi due film che ho visto non ho sentito parolacce, non ho visto sangue, non ho visto sparare, non ho visto niente, ho visto qualcosa di veramente che porta a qualcosa di un senso alla fine del film. Mi ha fatto gentilmente leggere il copione e ho detto a braccia aperte ti do la location di Rivara e vediamo se riusciamo a contattare altri comuni, perché dobbiamo valorizzare il canavese. Poi qualcuno ha accettato, qualcuno no, ma questa è un'altra storia. Quindi io sono contentissimo di aver fatto questo incontro con Roberto e spero che questo film, sono sicuro, anche sono certo, che potrà dare un valore aggiunto a tutto il nostro territorio, e spero che sia proprio l'inizio per far conoscere tutto il nostro bel canavese. Grazie. 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 Passiamo a altro comune che ha partecipato e vuole partecipare attivamente a questa iniziativa, al sindaco di Ozegna, il signor Sergio Bartoli. No. Non c'è? L'assessore. Prego l'assessore. Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Graziano Giovanni Agostino, assessore del comune di Ozegna. Ci sono oggi io perché il sindaco ha avuto un contrattempo. Vi ringrazio innanzitutto a nome suo e di tutta Ozegna. Oggi volevo dire solo due cose. Una è che siamo veramente fortunati, perché come paese e tutti noi, per avere incontrato Gasparro. Perché la fortuna cos'è? È la capacità di riconoscere un'opportunità, di accogliere questa opportunità, e in Gasparro noi abbiamo proprio visto questo. Come ha detto prima Claudio Chiappucci, il carattere di Gasparro, cioè il carattere conta nella persona, e Gasparro col suo carattere, con la sua voglia, con la sua esperienza è arrivato qui in Canavese, e noi siamo fortunati per quello, perché oggi abbiamo proprio questa opportunità. E la capacità da parte nostra, di Ozegna e di tutti gli altri comuni, insieme agli sponsor, di accoglierlo e di supportarlo in tutto quello che riusciremo a farlo, sperando che riusciamo a dar tutto quello che riusciamo, perché è proprio questo il nostro ruolo, è questo che fa sì che io penso che siamo fortunati. E quindi grazie a tutti quanti, a Gasparro e a tutti voi da parte di Ozegna. Grazie a voi, sicuramente con l'entusiasmo che c'è riuscirete nel vostro intento. Recupero questo, anche solo questo qua, così vado direttamente a Cernisposto, a Cernisole Reale,
qui rappresentato dal vice sindaco, tra l'altro è stato un ex atleta, anche un buon ex atleta, il signor Mauro Dupin. Grazie, buongiorno a tutti, ex ormai atleta, poi ho preferito la buona tavola di cui Longo è esponente, perché diciamo io correvo in bici ma non potevo rinunciare alla buona tavola e quindi ho desistito, no? Grazie, no, al di là delle battute, io sono molto contento che il Comune di Ceresole, come Comune abbiamo deciso di patrocinare questo film e di contribuire anche economicamente, perché è il messaggio, no, un po' per noi quello che conta. Quando è venuto a trovarci Roberto Gasparro, accompagnato dall'amico Sergio Bartoli, ci chiama Sergio e ci dice: devo presentarvi un regista che vuol fare un film, parla di ciclismo e vuol girare delle scene a Ceresole Reale. Lo conosciamo, vediamo Roberto che arriva, non capita tutti i giorni di vedere qualcuno a Ceresole col papillon, quindi diciamo porca miseria, deve essere, no? Ci sediamo a tavola e ci illumina, ci dice, ci parla del film, ci dice quello che vuole fare, la bella storia che c'è dietro, chi contribuirà, quindi anche gente del territorio che contribuirà a questo progetto, e a quel punto in tempi record, perché poi la scelta era da fare nell'arco di 3 ore e quindi in tempo record abbiamo detto sì, ci crediamo, facciamo passare questo bel messaggio che vuole lanciare questo film, utilizziamo la location di Ceresole Reale, che è una location incantevole, chi la conosce sa che le nostre montagne fanno la differenza, al di là dei meriti dell'amministrazione, noi siamo molto fortunati per il posto in cui viviamo, e quindi è un'ottima opportunità sì per far conoscere il nostro territorio, come ha detto giustamente il sindaco di Rivara, ma è anche un'ottima opportunità per far vedere che anche le amministrazioni sono attente a lanciare i messaggi giusti, quelli corretti, perché lo sport, come giustamente anche ha detto Claudio Chiappucci, è una scuola di vita. Faticare in bicicletta non è solo il faticare in bicicletta, perché poi di professionisti ne esce uno su 1000. Forse, o forse anche meno, ma tutti i ragazzi che praticano questo sport avranno una scuola e un insegnamento per tutta la vita, e io stesso lo posso dire che rimarrà per sempre dei bei ricordi e un modo sicuramente di affrontare la vita diverso rispetto a chi non ha fatto sport. Quindi anche per questo abbiamo deciso di sposare il progetto di Roberto Gasparro e di patrocinare questo film. Grazie e buon proseguimento. Grazie Mauro, grazie. Eh sì, Roberto Gasparro ha dato questa iniziativa, ha voluto con un carattere che assomiglia molto al carattere di Claudio Chiappucci, però un grande film è anche supportato da una grande colonna sonora, e abbiamo qua il maestro Carmine Padula, che gli cedo i microfoni, è un onore per me, prego maestro. Io non sono maestro, quindi sono Carmine, e niente, sarò molto breve, ringrazio Roberto per avermi scelto per fare le musiche del film. La musica in un film è straordinariamente importante e quindi per me è una grande responsabilità. E ho accettato subito, perché quando mi ha fatto leggere il copione ho rivisto un po' la storia della mia vita. Io ho 21 anni e questo è il sesto film che faccio, quindi sono il più giovane in carriera, e però per questo ho rivisto nel protagonista, che inizia a 17 anni, un po' me, che a 17 anni facevo il mio primo film, con tutte le difficoltà del caso e quant'altro. Quindi assolutamente, quando ho letto la sceneggiatura ho ringraziato davvero Roberto di avermi proposto questo film, perché credo che posso rendere. E poi la cosa che mi piace di Roberto è questa sua forza in un cinema teso a lanciare dei messaggi negativi di mafia, di sparatorio, insomma ormai il cinema è molto noir, no? Per usare un linguaggio tecnico, invece Roberto di andare controcorrente e educare al bene. Magari il bene che vince sul male può essere anacronistico, può essere scontato, a volte può essere banale, ma invece farlo oggi è una scelta molto coraggiosa, e per me è un grande regista con un grande coraggio, quindi poter servire con la mia umile musica questa sua opera è un grande onore, quindi grazie. Allora sentiamo un pezzo, giusto, della colonna? Prego. No, ci tengo solo a dire che abbiamo già scritto 2 temi insieme,
che ho già registrato con l'orchestra di Ennio Morricone. Io ho avuto la fortuna di essere l'ultimo allievo di Ennio Morricone, e quindi sentirete dei soli di violoncello ai Forum Studios, che sono gli studi storici dove sono state registrate tutte le colonne sonore, La vita è bella, Nuovo Cinema Paradiso, quindi proprio gli studi dove è nato il, diciamo, il top delle colonne sonore. Invece gli altri brani che poi comporremo insieme, dopo che ha girato il film, li registreremo con l'orchestra del Teatro di San Carlo, quindi due orchestre a disposizione di questo grande film. Adesso vi facciamo ascoltare in anteprima un brano che non possiamo dire la scena che è, però forse lo capirete. Vediamo se siete così bravi. Ecco, arrivo. Ecco che... Risolviamo un attimo il problema tecnico. Nel frattempo si è parlato di emozioni, si è parlato di produzione, si è parlato di film, e lasciamo la parola a Roberto Gasparro, il regista, che ce lo racconta nei suoi minimi particolari. Grazie. Allora, tanto grazie, siete stati troppo gentili nei complimenti nei miei confronti. Noi siamo qui oggi anche con gli attori protagonisti, sono tre ragazzi giovani: Riccardo Fiorio, Francesco Esasca, Vittoria, potete accalzarvi così loro vi conoscono. E saranno i protagonisti, sono i protagonisti del film. Ci saranno anche altri grandi attori con noi, ragazzi, grazie. Ma ho voluto che loro partecipassero a questa conferenza stampa, la loro prima conferenza stampa, perché abbiamo sempre un occhio di riguardo verso i giovani che devono iniziare questo mestiere, devono sudare. È un film dove si suderà. Noi siamo abituati a sudare, siamo una piccolissima produzione. I problemi noi li abbiamo tutti i giorni. Abbiamo quello spirito di Claudio che dobbiamo switchare subito e trovare la soluzione. Speriamo che in questi 30 giorni di lavorazione i problemi siano pochi, ma ci saranno sicuramente. Il film parla di un sogno, perché forse i ragazzi oggi non sanno sognare, forse i ragazzi hanno capito che basta fare gli influencer su Instagram per diventare famosi e ricchi. È un messaggio sbagliato, non lo voglio dare nei miei film. Il lavoro, lo studio, il sacrificio possono dare dei risultati nella vita. Le scorciatoie no. Il protagonista di questo film è un ragazzo che ha una bicicletta tutta scassata, però ha un sogno: diventare un ciclista professionista. L'antagonista invece ha una bicicletta super, suo papà non gli fa mancare nulla, gli dà di più di quello di cui lui necessita. Riccardo, dopo la scuola, va a lavorare in un supermercato per guadagnare dei soldi e comprarsi la bici, perché la sua famiglia non può permettersi una spesa così esosa per una bicicletta, perché vuole partecipare a una gara. Se la suda la sua bicicletta, a differenza dell'antagonista che invece trova tutto fatto. Nel film Vittoria sarà come Virgilio con Dante all'interno dell'inferno, quando Virgilio spiega i gironi a Dante. Noi nel ciclismo utilizzeremo Vittoria, che fa la parte, interpreta la parte di un meccanico, quindi sarà un meccanico esperto di bicicletta. Ho incontrato il sindaco di Bollengo qualche settimana fa, mi ha ricevuto nel suo ufficio e mi ha regalato un libro. Il libro era di Luigi Ricca e mi ha raccontato la storia di questo ragazzo, una staffetta partigiana, che nel 1943
45, scusate, quando i nazisti si stavano ritirando da Bollengo, dal Canavese, i partigiani rispettarono i prigionieri e quindi abbassarono le armi. I tedeschi non lo fecero e trucidarono questi ragazzi dai 22 ai 24 anni. Luigi Ricca aveva un sogno, diventare un ciclista professionista, e si allenava con la bicicletta. Nascondeva nel manubrio, nella sella, i messaggi che dovevano poi arrivare ai partigiani che erano nascosti nelle montagne. Quel sogno Luigi Ricca non l'ha potuto realizzare. Forse dovremmo dire questo ai ragazzi oggi. Mi hanno anticipato perché hanno visto i miei film. Tre film che hanno tre messaggi diversi. Il primo, il diritto allo sport da parte di un ragazzo autistico che vorrebbe giocare nella squadra del paese e non può giocare perché lui gioca a modo suo, semplicemente gioca a modo suo. Però lo sport non è in grado di includere i ragazzi diversamente abili. Il mio secondo film ha riguardato il diritto alla felicità, un diritto non sancito nella nostra carta costituzionale, 139 articoli all'interno del quale la parola felicità non la trovate mai. Il mio terzo film ha riguardato l'ambiente. Lui è mio padre, è la storia di un uomo qualunque, di un calzolaio che la mattina prima di aprire il suo negozio va in spiaggia con una maschera a raccogliere l'immondizia. Questo calzolaio non ha un buon rapporto con sua figlia, anzi, sua figlia porta d'esempio l'amico di suo papà che è ricchissimo. Un giorno mentre l'uomo mascherato raccoglie la plastica dalle spiagge, una ragazza pubblica questa foto su Instagram e lo definisce l'uomo mascherato. Tutto il paese si innamora di questo ragazzo, anche sua figlia, che però non sa che dietro quella maschera c'è proprio suo papà. E il mio quarto film non poteva non lanciare un messaggio ai giovani. Ho fatto un'intervista 2 anni fa al Mattino di Napoli, che poi il titolista scrisse male il titolo, ecco. E dissi questo: se facciamo vedere ai ragazzi a 14 anni che possono diventare boss, diventare importanti nella vita con una pistola in mano nei vicoli di Napoli in 6 stagioni di Gomorra, e diamo quell'esempio ai ragazzi, molti di quei ragazzi si sentiranno in dovere di diventare boss, di provare a fare dei delinquenti nella vita. E allora il cinema che cosa vuole? Il cinema vuole la violenza, aveva ragione maestro Carmine Padula. Sarà molto difficile che questo mio film venga preso dalla TV. Commercialmente ce lo siamo detti con Longo e Borello i primi giorni che ne abbiamo parlato. Proviamo. Va contro quella che è la proposta commerciale. Noi vogliamo dare un messaggio positivo ai giovani. Vogliamo dire ai giovani: esiste la delinquenza, esistono i delinquenti, ma voi non siate quello. Cercate di sudarvi le vostre cose. Questo è il messaggio del film. Un'ultima cosa, poi se avete delle domande siamo a disposizione. I miei set sono inclusivi e non sono esclusivi. Quindi tutte le volte che vorrete venirci a trovare, il nostro piccolo set è casa vostra. Ci aiuterete a raccontare meglio questa storia. Ho bisogno del vostro aiuto, di tutte queste persone qua. Sono certo che se ci saranno difficoltà mi aiuteranno e ci aiuteranno ad arrivare in fondo. Ci aspettano 31 giorni difficilissimi, abbiamo 150 scene, 2 mezze giornate di pausa, dobbiamo correre perché cambieranno gli alberi intorno a noi e quindi la colorazione degli alberi sarà diversa da qui, dal primo giorno al 4 di dicembre, cadranno le foglie, insomma, e bisognerà essere rapidi, precisi ed efficaci. E, un ultimo messaggio, ringrazio Cipollini, grazie a Giovanni Elena che ci ha messo in contatto perché ci ha fornito queste 2 stupende bici che i nostri ragazzi devono imparare a guidare, perché sono bici del team professionistico e hanno delle caratteristiche diverse, ma grazie al loro apporto e grazie anche all'esperienza di Giovanni, di Claudio ovviamente e di Balbamio, sono certo che faremo fare bella figura ai nostri attori ma anche alle biciclette, che per noi sono importanti. Viva il Canavese, stateci vicino, noi, ve lo ripeto, siamo piccolissimi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, ma siamo anche determinatissimi affinché questo film possa arrivare alla fine e possa poi essere un film che spero io vi piaccia tantissimo. Grazie.
Allora, grazie Roberto, con questa determinazione, con questa grinta, come si suol dire in termine ciclistico, sicuramente uscirà qualcosa di veramente molto spettacolare. Come adesso, come ha detto il regista Gasparro, chi è o chi vuole fare delle domande? Fiorenzo voleva ancora dire qualcosa. Prego, prego. A lei. Intanto non so se è l'emozione o la sensibilità o le parole che ho sentito, ho quasi le lacrime, ho un nodo in gola, sono emozionato davvero. Avete detto veramente delle bellissime parole. Voglio tornare indietro a un mese fa, quando è arrivato Roberto, che conosco da 4 anni, ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa. È un grande ed è una persona speciale. Quando ha fatto la sua richiesta gli ho detto: ma tu sei matto, con tutta quella cifra accontento, forse non ti ho detto così, accontento 50 associazioni, 50 persone. E poi in un attimo ho pensato: ma io l'altro anno e quest'anno anche ho lavorato molto. Questi poveri ragazzi, ho sentito 39 ragazzi fermi da 2 anni. Non ho pensato un attimo. In quel momento ho detto sì. Scusate, ma mi viene... ho detto sì e sicuramente mi sono sentito meglio di lui. Ero più contento io di aver dato una mano che lui averla ricevuta. Grazie Roberto, no, e grazie a tutti. Recupero il microfono, così chi vuole fare una domanda, vedo che ci sono parecchie testate giornalistiche, chi vuole farla, una domanda a chiunque, prego. Grazie mille. Due, sì, grazie mille. Bene. Vediamo un po' qual è che... qua. Sì, si sente. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Gasparro, perché mi hanno parlato tutti un gran bene di lui, perché anche io sono Manuel Medaina, sono regista, attore anch'io, canavesano, che ama il canavese, quindi mi sono riconosciuto molto nelle parole che ha appena detto. E ho risentito nella sua voglia di creare anche un certo punto di vista che ho anch'io, perché io sto facendo un lavoro molto simile al suo, praticamente io sto portando avanti da 2016 ormai un progetto molto ambizioso su Filippo San Martino di Aghè e su Cristina di Francia, intitolato Filippo e Cristina di Savoia, che poi ha dato idea anche ad altre cose della Film Commission, comunque non puntualizziamo. Comunque sto lavorando anch'io con molte amministrazioni comunali del Canavese e mi chiedevo lui, come il regista, come si è trovato a proporre un qualcosa che appunto è fuori mercato e come ha fatto a convincere tutti quanti a credere nel progetto, perché è una cosa veramente lodevole, mi è piaciuta molto. Io l'ho saputo ieri mattina, sono venuto qua e quindi mi sono venuto apposta per capire. Grazie della sua... Grazie della sua presenza e della domanda. Beh, come abbiamo fatto a convincere le persone? È il coraggio che ci spinge a fare qualcosa di nuovo? È l'arte, è la cultura, è la voglia di creare qualcosa che non c'è. È una ferocia determinazione nel farlo. Tutti mi chiedono: come fai a trovare gli sponsor? È la domanda che mi fanno tutti, anche i giovani registi, chi entra. Come fai a trovare gli sponsor? Gli porto delle storie che hanno un senso, che hanno dei valori. Senza i valori non si va da nessuna parte. Noi abbiamo nel nostro team equiparato la presenza maschile a quella femminile. Se ci sono gli uomini, ci devono essere anche le donne. Poi abbiamo anche Alessio con noi, che viene da 2 anni, 3 anni e ha, insomma, un percorso, una strada tutta sua, ma fa parte del team. Cerchiamo di non lasciare indietro nessuno, né sul team e ovviamente né nei nostri film. Quindi come si fanno a trovare degli sponsor? Si portano delle storie che hanno dei valori. Questo è quello che cerco di scrivere nei miei film, questo è quello che vorrò fare nei prossimi 20 anni della mia vita, se incontrerò persone come Borello, come Longo, come il sindaco Andriollo e
le persone che sono a questo tavolo, che poi credono in un'arte, in una comunicazione diversa ed efficace. Se abbiamo risolto il problema dell'audio, dobbiamo ricordarci che prima di chiudere c'è il maestro. Lasciamo ancora un attimo spazio se ci sono altre domande e poi l'audio, va bene? Grazie. Grazie. Ancora l'opportunità di fare qualche domanda. Chi vuole? Perfetto, ecco. Prego. La tengo io questa. Ok, grazie. Sono Rozzino Emiliano, sono un giornalista della Voce, il giornale qui della zona. Una domanda molto banale, da utente, chi sta dall'altra parte. Il film dove lo possiamo vedere? E quando possiamo vederlo? Questa è un'altra domanda che mi fanno sempre. Non sono originale. No, non volevo dire questo. Che mi fanno sempre i miei sponsor quando incontro qualcuno al quale chiedo un aiuto per fare il film, la domanda è poi dopo dove lo vediamo. Bene, allora in TV vi ho già detto prima che proveremo a venderlo il film alle TV, a Rai, a Mediaset e Gomorra, però sarà molto difficile che questo poi accada, perché sono messaggi che vanno, commercialmente parlando, non funzionano. Allora il film, io ho vinto 2 premi internazionali, lo so che chi si loda si imbroda, però è cronaca, la devo dire. Ho sempre iscritto i miei film ai festival internazionali del cinema, quindi la prima risposta è lo vedremo nei festival internazionali del cinema. In ordine iscriveremo a Cannes, Venezia, Roma, Salerno e Berlino. La partecipazione a uno di questi 5 esclude gli altri, perché sono tutte prime assolute, ok? Negli ultimi 2 anni ho vinto un premio per la migliore sceneggiatura al Festival Internazionale del Cinema di Salerno e poi premio per la migliore regia, Festival Internazionale del Cinema di Salerno, Vesuvio Film Festival e altri film che hanno sempre premiato le mie sceneggiature. Dopo lo vedremo in sala, nelle sale cinematografiche. Quest'estate il mio film, la scorsa estate, è stato il film più visto nelle sale italiane, ha incassato 15.000 euro al botteghino. Durante il periodo pandemico, dove nessuno andava in sala, io riuscivo a portare le persone, venivano a vedere il mio film e la SIAE ha detto ma caspita, 15.000 euro, ma voi chi vi segue? E io ho detto nessuno. Come, da solo? Sì, da solo. Non c'è stata proiezione dove io e la mia panda gialla non siamo andati in giro per l'Italia con i manifesti sotto il braccio. Il mio primo film l'ho distribuito da solo, sono entrato nel cinema con un manifesto e ho chiesto al signore, al Patrizio del cinema Massawa, al Cityplex di Piazza Massawa, se poteva farmi questo favore di proiettare il mio film. Era il mio primo film. E lui mi ha detto, vabbè, dai, una sera. Però dissi, se faccio sold out mi lascia un'altra sera. Vabbè, ma figurati. Però se lo faccio... Allora poi abbiamo fatto 6 sold out consecutivi a Torino. E così in altri cinema. Oggi è Patrizio che chiama me e mi dice, Roberto, mi raccomando, quando esci a Torino col film, devi venire da me. E io con molto piacere torno da quel signore, perché non mi dimentico che 3 anni fa, quando andai con il mio manifesto sotto il braccio, lui mi accolse. Ho tante persone che mi seguono, le conosco tutte. Ho un rapporto chiaro con loro. Quindi dopo il cinema, noi cercheremo di distribuire il film in TV, ma se non sarà possibile in TV, abbiamo il nostro canale, Roberto Gasparro, su Vimeo, sulla vostra Smart TV, potrete vedere tranquillamente da casa il film. Non andiamo su Amazon Prime per un semplice motivo, perché noi non portiamo i nostri clienti, il nostro pubblico ad Amazon Prime, perché non ci promuoverebbe mai Amazon Prime, non saremmo mai tra i film in vetrina, perché i film in vetrina sono quelli prodotti da Amazon Prime. Dovremmo dire al nostro pubblico, voi andate su Amazon Prime a vedere il film, noi non lo facciamo. Perché chi segue i miei film mi conosce e lo può vedere direttamente sul canale Vimeo di Roberto Gasparro. E poi può incontrarmi, possiamo discuterne, possiamo approfondire. A volte ho cambiato, tante volte ho cambiato idea, perché con il mio pubblico ho detto, ma caspita, non avevo fatto caso a questa cosa qua. E mi hanno fatto notare delle cose. Questo è il rapporto che io ho con le persone che guardano i miei film. Con molta umiltà vado a tutte le proiezioni. Se sono in contemporanea, ovviamente non posso andare, ma se c'è un mio film in sala io non sono sul divano, io sono in sala a incontrare una persona. Vi racconto soltanto l'ultima cosa. La scorsa estate sono partiti i drive-in perché i cinema erano chiusi e quindi c'erano i cinema chiusi, si poteva solo fare le proiezioni all'aperto. E a Velletri è stato creato
un drive-in e io sono partito da Agropoli e sono andato fino a Velletri. E quando mi sono presentato là c'era una macchina nel piazzale, perché il drive-in insomma non è che in Italia abbia avuto successo, forse 60 anni fa, ma avevano tutti la cabrio, come ha detto Verdone, avevo una cabrio, così ha detto Carlo, ok? Bene, io sono andato lì, c'era una macchina e il signore voleva annullare la proiezione, lasciamo stare. No, ho detto, lei mette il film. E io aspetto qui, a fine film, se quei signori mi vogliono incontrare, vogliono sapere qualcosa, io sono qua. Così ho costruito migliaia di persone che guardano i miei film, con questa umiltà, che è quella che devono avere loro, che è quella che devono avere tutti i componenti del mio team. Zitti, muti, pedalare e lavorare. Pedalare in questo caso io direi che è perfetta. Spero di avere risposto in modo adeguato. Grazie. Non so se ci sono altre domande, complimenti veramente. Posso farne io una? Ma si parla di sogni e di realizzazione dei sogni. Come è nato il tuo sogno? Perché mi hai... Bella. Allora io ci ho messo 41 anni a capire che cosa volevo farne della mia vita. Ho sempre scritto, da quando avevo 15 anni, testi di canzoni, musiche. Poi ho scritto 98 puntate di sitcom per molti comici di Zelig, tra cui Franco Neri e tantissimi altri. Tant'è che Franco Neri è stato il protagonista del mio primo film, Il cielo guarda sotto. Come ho deciso, come è nata questa passione? Bene, a un certo punto scrivevo sempre, tutti i giorni, però scrivevo cose di 3 minuti, la TV, il web vuole cose rapide, 90 secondi, come facciamo? 60 secondi, io invece avevo la necessità di scrivere di più. E così ho scritto il mio primo film e l'abbiamo girato senza soldi, zero, in 6 mesi, e tutti i weekend, in 3 persone, ci sono state scene dove io facevo prima il ciak, poi prendevo le cuffie e il microfono, facevo il fonico e poi dopo guardavo a monitor quello che i ragazzi avevano fatto. Però sono arrivato alla fine del film. Conosco tutti i processi di lavorazione del film, dal ciak alla regia al montaggio, perché ho dovuto lavorare in questi anni e fare da solo, perché mio papà non faceva il direttore della fotografia a Roma, aveva un'azienda cinematografica, faceva l'operaio. Non c'è più da diversi anni ormai, perché lavoravo in una fabbrica, dovete sapere che è morto di cancro mio papà, è stato l'ultimo del suo reparto a morire di cancro, gli altri sono morti prima, e quindi ho quella cultura là, ho la cultura che sto sempre nel dubbio dalla parte del più debole, perché il forte si sa difendere da solo, quindi innanzitutto il più debole e poi dopo vediamo. E così porto avanti la mia professione e i miei film, cercando di fare ogni giorno bene il mio lavoro. Io ci provo. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande? Se no proviamo a vedere. Ci proviamo, se no ci proviamo. Sul film, guarda. Non riusciamo a sentirla bene, abbiamo problemi con il Mac, da come ho capito. Sì, ci ha lasciato il gusto. Io ho un jack, forse ce la facciamo, spostiamo un po'. Oh, scusa, riesci? No, se c'è un telefonino che abbia l'uscita jack, ce l'hai il jack eventualmente? Sì. Allora. Aspetta. Scusate, se ci tengo di fare... farvi sentire. Ah, no. Guarda un po', guarda, sì, ce l'ho.
Qui proprio per dimostrare che si fa un po' di tutto, come dicevi giustamente tu prima. Allora. Però io sto con l'iPhone, quindi non ha la... Ah, ecco qua. Ci proviamo. Proprio per rimanere in tema, come diceva giustamente Roberto. Roberto, proprio per rimanere in tema, come dicevi giustamente tu prima, che bisogna saper fare un po' di tutto, allora bisogna anche in questi momenti aggiustarsi e cercare di risolvere. Giustamente. Queste sono cose che capitano. Che capitano, assolutamente. Se pensate che mi dovessi arrabbiare con qualcuno dei tecnici, non lo farei mai. Cioè, ce la stanno mettendo tutta, c'è un problema, va bene. E si risolve. Si risolve. Nel frattempo ne approfittiamo per salutare tutti i nostri ospiti, a partire da Franco Balmamion, Giovanni Elena, l'amico Claudio Cappucci, i nostri rappresentanti dei vari comuni, il comune di Rivara, di Ozegna e di Ceresole. Ringraziamo ancora una volta, ci siamo? Quasi? Ringraziamo ancora una volta il patrocinio da parte, eccoci, perfetto. Ok. Perfetto. Dicevo, il patrocinio della Regione Piemonte e della città metropolitana di Torino. Vediamo se riusciamo. Consiglio regionale della Regione Piemonte. Eccoci. Ancora grazie a Carmine Padula, a Roberto Gasparro, a tutti voi intervenuti, e ricordatevi, stessi battiti in salita come nella vita. Grazie ancora. Aspettate qua un attimo che i giornalisti vogliono fare le foto. Vogliono fare le foto di gruppo. Grazie ancora.